Inquadratura 1. Inquadratura 2. Ciao e benvenuti a Pale Natale. Nel video di oggi impareremo la maglia bassa doppia. Perciò prendiamo il nostro materiale e iniziamo. Allora, prendiamo filo. Sì, è un campioncino. È abbastanza, sì. Un uncinetto dovrebbe andare. È la nostra guida. Quindi cerchiamo la maglia bassa doppia. Eccoci qua. Iniziamo il lavoro, quindi ovviamente il nostro occhiello. Ora, ho scoperto che ci sono diversi modi per poter fare l'occhiello. Ho trovato il metodo più semplice che mi ha salvato dall'incubo del primo video. Basta girare il filo attorno alle dita e fare un nodino semplice, tirare. Ecco qua il nostro occhiello. Infiliamo il nostro uncinetto. Tiriamo il nostro occhiello. Sai, l'altra volta stavo cercando di farlo girare. E invece è così semplice. Anche il filo qui. Ci sono diversi modi. Basta stare comodi, ecco. E iniziamo il nostro lavoro. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5. Queste sono 15 catenelle. Rispetto alla volta scorsa sto andando piuttosto spedita. Controlliamo. Dai, va piuttosto fatta bene. È venuto piuttosto bene, sì. Fin qui ci siamo. Adesso arriva il bello. Iniziamo questa maglia bassa doppia. Allora, dice di inserire l'uncinetto nella seconda maglia di base. Quindi inseriamo l'uncinetto in questa maglia qui. Poi seguire come la maglia bassa, quindi era filo sull'uncinetto, estrai la maglia, filo sull'uncinetto e poi a qui dobbiamo estrarre una seconda maglia, quindi ne rimangono ancora due. Qui rimangono ancora due maglie sull'uncinetto, dobbiamo farlo quindi due volte. Poi filo di nuovo sull'uncinetto e passare attraverso le maglie, quindi chiudiamo la maglia. Riproviamo, maglia successiva, filo sull'uncinetto e stracco la maglia, filo sull'uncinetto e stracco di nuovo la maglia, filo sull'uncinetto e chiudo tutto. Non sembra così difficile. Proviamo a farlo per tutta la riga. Maglia di base. Estraiamo. E già ho perso il filo. Eccoci qua. Quindi filo sull'uncinetto. Poi estraggo. Filo sull'uncinetto. E chiudiamo. Mi preoccupa soprattutto di doversi ricordare quando chiudere la maglia
nella maglia bassa e quando chiuderla invece nella maglia bassa doppia. Ma vabbè, concentriamoci per oggi solo su questo. Allora, ma l'uncinetto dentro, distracco, quindi ho due maglie. Filo sull'uncinetto, la faccio passare per la prima maglia, filo sull'uncinetto e chiudo tutto. Ok, riproviamo. Prima maglia e chiudiamo tutto. Di nuovo. Iniziamo a non far a riuscire a far passare l'uncinetto. Gli esperti mi hanno detto che ho la tendenza a tenere il filo troppo in tensione e l'uncinetto non riesce a passare, quindi questa riproviamo a farla da capo. Entro una maglia di base, estraggo una maglia, giusto? Poi filo sull'uncinetto. Ok. La estraggo alla prima, ne ho ancora due maglie, filo sull'uncinetto e la chiudo. Vabbè dai, continuo così, poi ci vediamo alla fine della riga. Ecco qui la nostra prima riga. Ora, proprio vogliamo controllare il nostro lavoro. Sto già notando alcune cose. Si nota tantissimo dove tengo meno in tensione il filo, dove lo tengo invece più in tensione. Brutto vizio. Poi pensato forse dovremmo contare le maglie, ma è un campioncino giusto per imparare. Possiamo anche sorvolare questa cosa. Sorvoliamo per questa volta. Finita la nostra riga, proviamo ad andare avanti. Allora, giriamo. Sto notando un'altra cosa girando il lavoro. Credo che qui si sia aperto il filo un'altra volta e non mi sono accorta. Ora, se volevo fare un lavoro preciso, l'avrei dovuta disfare e rifare da capo, ma visto che stiamo solo imparando, andiamo avanti, senza problemi. Quindi facciamo una catenella che indicherà la nostra prima maglia e poi dalla maglia successiva ricominciamo a fare la maglia bassa doppia. Quindi inseriamo l'uncinetto, filo sull'uncinetto, estraiamo la maglia. Filo sull'uncinetto, estraiamo l'altra maglia e ora chiudiamole. E di nuovo. 1, 2 e 3. Eccoci qua che si è aperto il filo. Gatta frettolosa. Rifacciamo la maglia e continuiamo. 1, 2 e 3. Comunque sì, tenendo la presa più morbida si lavora molto più velocemente. Sono già quasi alla fine. E ora bisogna capire qual è l'ultima maglia. Ho sempre un problema a riconoscere l'ultima maglia della fila. Un punto dove si è infilato l'uncinetto, però non sembra tanto un punto dove fare un'altra maglia. Dovrei contarle per vedere se sono giuste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quindi no, le ho fatte giuste, a posto. Allora, rigiriamo il lavoro e continuiamo per altre due file. Ci vediamo dopo. Allora, piccolo aggiornamento, ho fatto un'altra riga, solo che sto notando già qualcosa di strano. Ad esempio qui sembra molto più bassa, forse non ho fatto la catenella iniziale, non ricordo. Beh, molto probabilmente se non ho fatto la catenella iniziale dovrò di nuovo rifare la riga. Allora, ho disfatto la riga e sì, non avevo fatto la catenella iniziale.
Sono proprio una principiante. Vabbè, comunque, contando poi le maglie, erano 11. Non facendo la catenella iniziale, avevo fatto 11 maglie, nemmeno 12. Vabbè, provo a rifare questa riga e vediamo cosa succede. Ho fatto un'altra riga. Sono una, due e tre. Che succede ora? Che non so dov'è la maglia finale. Che queste maglie finali non si capiscono mai. Allora, avevo notato che tenendo il filo così, giusto qui, tengo molto più morbida la presa, quindi vado un pochino più veloce. Però rimane il problema di riconoscere la maglia finale, di fine riga. E provo a farne un'altra qui, vediamo cosa succede. Allora, abbiamo la nostra prima riga, la nostra seconda riga, la nostra terza riga, faccio un'altra riga e poi passiamo alla rifinitura. Ora dovrebbero essere 13, ma sia 13, 12, tanto rimane giusto, giusto a noi. Praticamente presa più morbida, forse dovrei adottarlo come motto, morbida la presa. Così non lo dimenticheremo più. Ok, finita l'altra maglia. Qualche piccolo errorino c'è. Ad esempio, qui ho tenuto il filo ancora più lento. Fa niente. Proviamo a vedere almeno che siano giuste di numero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sì. Stavolta le abbiamo fatte corrette. Vedendo più da vicino la nostra ultima fila, sì, all'inizio ho tenuto un po' troppo in tensione il filo e poi mi sono lasciata andare di nuovo, però tutto sommato non sembra male. È venuto piuttosto bene, dai. Mi sono riuscita a riconoscere anche la maglia di fine riga. Possiamo andare avanti. Ora dobbiamo imparare un nuovo punto di rifinitura. Questo qui, punto gambero. Dovrebbe essere una maglia bassa, però lavorata sul dritto, quindi da sinistra verso destra. Un punto che va al contrario. Uncinetto nella maglia di base, mettere il filo sull'uncinetto ed estrarre la maglia. Forse no, si è rotola un po' troppo. Proviamo a chiudere la maglia, vediamo che succede. Riproviamo. Ok, ho già fatto un casino qui, non si sa che groviglio abbia fatto. Ed è un groviglio strano. La rifacciamo. Ci siamo. Allora, facendo vedere il lavoro più da vicino, ecco qui il punto gambero, molto carino. Ovviamente qualche errorino c'è. Eccoci qua alla fine del campioncino. E possiamo fare quindi le nostre considerazioni finali. Un nuovo metodo per fare l'occhiello e partire, molto più efficace rispetto a quello della scorsa volta. Poi per quanto riguarda la catenella di partenza, ormai stiamo diventando dei professionisti, tra virgolette, perché comunque qualche errore ancora c'è. Per quanto riguarda la maglia bassa doppia, inizia come la maglia bassa, solo che è un passaggio in più. C'è un'estrazione di maglia in più e diciamo che questo a volte crea confusione. È molto utile contare i movimenti. E poi vabbè, ovviamente sempre i soliti errori di tenuta del filo troppo non proprio costante, meglio tenerlo semplicemente così. Così io sto scoprendo che è molto più morbido. Abbiamo imparato il punto gambero devo dire però che è molto facile. L'unica cosa è cercare di fare attenzione a come si prende il filo dell'uncinetto. Con l'uncinetto quando si entra nella maglia di base, perché può fare qualche giro in più e poi l'uncinetto ha difficoltà a chiudere la maglia. Il nostro video finisce qui, spero che ti sia piaciuto, mi raccomando metti un like,
condividi il video con chi vuoi, iscriviti al canale, attiva la campanella per rimanere aggiornato su tutte le novità e se vuoi lascia un commento per un chiarimento, un suggerimento, soprattutto da darmi, o anche solo per un saluto. Noi ci vediamo al prossimo video, ma fino ad allora un abbraccio e mi raccomando, morbida la presa. Ciao!